Si avvicinano le elezioni regionali. A settembre saremo chiamati ad eleggere il Consiglio della Regione Puglia e a indicare la nostra preferenza su chi dovrà guidare l'ente. Incontriamo oggi uno dei vari candidati consiglieri, Marianna Legista, in corsa per Popolari con Emiliano a sostegno di Michele Emiliano. Perché ha scelto di candidarsi con Popolari con Emiliano? Ho deciso di accettare la sfida della candidatura al Consiglio regionale con una squadra forte. Noi siamo già rappresentati in Consiglio regionale da 3 assessori, nonché anche da 2 consiglieri uscenti. Un gruppo coeso e forte che ha deciso di mettersi in gioco sicuramente per vincere. In che cosa crede di poter dare il suo contributo? Credo che l'Aula debba essere rappresentata in Regione anche da chi, come me, è portatore di interesse che arrivano dal mondo dei giovani, dal terzo settore e anche dalla società civile. Quali saranno i suoi principali punti programmatici? Allora, io credo che sia giusto essere vicini alle esigenze della nostra comunità e ad esserlo sicuramente in modo costruttivo, moderato e concreto, nel rispetto di quei valori che da sempre contraddistinguono la nostra terra e il nostro territorio, ossia il lavoro, l'accoglienza, la sicurezza, la solidarietà, la cultura. E quindi questi sono tutti i punti che desidero portare avanti. Secondo lei, di che cosa ha bisogno il nostro territorio e in particolar modo Bitonto? Beh, Bitonto sicuramente ha bisogno di essere rappresentato in Consiglio regionale. Rigenerazione del territorio, la sostenibilità, gli interventi di contenimento dei rischi naturali sono i compiti che ci vogliono per tutelare il nostro patrimonio idrico, storico e naturalistico di tutto il territorio. Quindi competitività, innovazioni, sostenibilità sono le leve che individuo per attirare e favorire gli investimenti, nonché anche la creazione di imprese. Continuare con Emiliano sarà la strada giusta per la nostra regione? Beh, certo che sì, bisogna dare continuità a un lavoro che è stato già fatto negli ultimi anni, quindi credo che continuare con una persona e con un uomo che ha già dato forma al nostro territorio sia di grande e di fondamentale importanza. Cultura, turismo, ma anche economia. Quale sarà la strada più giusta per ripartire, vista anche l'emergenza Covid? Beh, la cultura, come il turismo, è un pilastro ed è elemento centrale della nostra economia pugliese. Io ricordo come la Puglia veniva vista fino a qualche periodo fa, invece oggi la Puglia viene vista come il luogo migliore non solo per le vacanze, ma anche per acquistare una casa e anche per sposarsi. Quindi ecco come la Puglia viene vista come una meta importantissima e come uno dei luoghi migliori a livello mondiale. Ovviamente dobbiamo puntare molto sull'occupazione. Uno dei miei punti fondamentali sarà sicuramente l'occupazione, quindi l'occupazione giovanile, la formazione, nonché bisogna sicuramente investire sul capitale umano, perché io credo che investire sul capitale umano, sui giovani, quindi l'occupazione, incrementerebbero così anche nuovi posti di lavoro, dando e mettendo, generando sicuramente più liquidità, dando e di conseguenza ovviamente aumentano i servizi per tutto il territorio e per i nostri cittadini. A proposito di emergenza sanitaria, nel periodo pandemico sono emerse diverse criticità sul piano sanitario e della ricerca. Come si potrà colmare questo vuoto? Beh, sicuramente la sanità pugliese, nonostante il divario tra il nord e il sud, in questi ultimi anni è riuscita ad organizzare tutto il sistema sanitario, rafforzando reparti e sicuramente anche strutture territoriali. Bisogna probabilmente anche con l'esperienza Covid investire sulla sanità, rafforzando sempre di più quella che è la nostra ricerca. E comunque l'emergenza sanitaria Covid ha dato anche la possibilità di potenziare ulteriormente gli ospedali con una nuova rete di terapie intensive. La nostra regione è stata fortemente martoriata dall'emergenza xylella, dal piano di sviluppo rurale sfruttato non certo al massimo, per non parlare della piaga del caporalato. L'agricoltura non dovrebbe diventare volano del nostro territorio?
Beh sì, dovrebbe e sicuramente sarà volano del nostro territorio. Noi dobbiamo sostenere la nostra agricoltura non più solamente come un sostegno economico del prodotto e dei singoli produttori pugliesi, ma deve diventare una promozione del mondo con il brand Puglia. Ovviamente quindi, e ripeto a dirlo, che l'agricoltura non può essere più considerata come un singolo elemento di produzione massiva, ma soprattutto deve essere vista come una colonna portante per lo sviluppo economico del nostro territorio. Mentre per quanto riguarda la produzione legislativa, tanto si è fatta, ma sicuramente molto altro si potrà fare di più, molto probabilmente anche riferimento alla mentalità di quegli agricoltori, di quegli imprenditori agricoli che vedono solo esclusivamente il loro profitto. E ovviamente tanto altro si dovrebbe fare sia sulla questione del fisco che anche sulla questione del costo. La politica nel tempo ha fatto allontanare i giovani che spesso appaiono disinteressati e abbiamo recuperato con un commissariamento del governo la presenza delle donne nella massima assise regionale. Si può fare di più? Certo che si può fare di più. Innanzitutto la mia candidatura è testimone del fatto del coinvolgimento delle donne nelle istituzioni. A me dispiace veramente tanto che il Consiglio regionale non si è espresso completamente sulla legge della parità di genere. Io però sono sempre più convinta che le donne devono essere sostenute perché da parte loro c'è molto più interesse e sono sicuramente molto più costruttive. A fronte dei giovani sicuramente mi auguro che il mio impegno politico per la nostra collettività riesca sempre di più a volgere uno sguardo verso quelle che sono delle responsabilità da parte nostra nei confronti delle nuove generazioni. Un messaggio finale per i suoi elettori. Io ai miei elettori sicuramente chiedo un voto fatto con coscienza e un voto fatto solo esclusivamente per il nostro territorio. Io ho una grande fiducia nel domani della Puglia. Abbiamo sicuramente il giusto potenziale per migliorarci e per migliorare ogni giorno, valorizzando di quanto di buono ci ha accompagnato fino ad oggi e cercando di investire, promuovere e progettare sempre di più per il nostro futuro.